diretta in cui andremo a parlare di quello che ho vissuto anch'io, quel disagio. Se qualcuno qui che mi segue prova quel disagio che ho vissuto anch'io in passato, e adesso ti spiegherò anche quali sono le soluzioni per questo disagio. Tu dici: ma qual è il disagio? È il disagio di non sentirsi ok, come di aver sbagliato mondo, come di aver sbagliato completamente tutto, quando vedi che ti mancano le cose principali, essenziali, ti manca l'abbondanza economica, quindi ti manca una tranquillità economica, ti manca l'autostima, ti manca qualcosa di bello, suonano alla porta, ti manca qualcosa legato alle emozioni, quindi ti manca qualcosa di bello come una moglie, un marito, ti manca qualcosa di, non lo so, qualcosa che ti può riempire la tua vita, oppure ti manca, ecco, il riconoscimento da parte degli altri, quindi c'hai disagio perché non ti senti ok, autostima bassa. Ecco, io sta roba qui l'ho provata tutta e anche di più. Il fatto è questo, il fatto è che i disagi che noi proviamo di solito li scarichiamo addosso agli altri, no? Quindi che facciamo? Facciamo in modo che la colpa è dello Stato, la colpa è dei genitori, la colpa è del marito, la colpa è della moglie, dell'ex moglie. Che cosa ne traiamo da questo? Uno scarico di responsabilità. Ci sentiamo più tranquilli perché dice: beh, non è colpa mia. In fin dei conti, non è colpa mia, è colpa di qualcun altro. Pazienza. Ecco, invece il passaggio qual è? Che finché daremo la colpa agli altri, la vita non migliorerà. Questo è il passaggio. Il passaggio che mi ha portato a capire che la mia vita non sarebbe migliorata, anzi sarebbe peggiorata, è che non possono essere gli altri a renderci felici. Non possono essere gli altri a darci abbondanza economica. Non potrà essere né Draghi, né Conte, né Meloni e neanche il prossimo presidente a renderti libero finanziariamente. No? Quindi, a meno che tu non sia, per esempio, un ereditiero, quindi papà, la famiglia ti lascia l'abbondanza economica, non potrà esserci qualcosa in più nel futuro se non te lo guadagnerai. Quindi il passaggio fondamentale, le novità che voglio darti in questa diretta, e stai con me perché magari possono tornarti utili. Numero uno è che farò una serie di dirette dove ogni giorno, al di là di rispondere a qualche domanda, ti porterò dei contenuti un po' di formazione, quelli che di solito le persone: ah, la formazione, che cos'è? Ah, la formazione. Allora, innanzitutto il termine formazione esprime realmente un concetto secondo me importante: dare forma a un'azione. Noi, se abbiamo risultati di merda nella vita, dobbiamo capire e che vuol dire che facciamo delle azioni di merda. Se vai in un ristorante e mangi una matriciana che fa schifo, non è il piatto che fa schifo, è chi l'ha fatto che non ha le informazioni per far bene la matriciana. Semplice. Quindi, se noi abbiamo un lavoro che non ci piace, ma con chi ce la vogliamo prendere? Dobbiamo migliorare le informazioni. Quindi farò delle dirette dove trasferirò un po' di informazioni e lo farò qui in maniera gratuita e qui sui social. Perché? Perché ho visto che le persone si lamentano, si lamentano, si lamentano, ma non fanno un cazzo per migliorare la loro vita, purtroppo. Ok? Oltre a lamentarsi, oltre a prendersela con gli altri. E dato che ci sono stato anch'io dall'altra parte, anche io sono stato così, lì, a crogiolare, a smettere, cioè finivo la giornata di lavoro e poi mi intrattenevo perché ero stanco, no? Ecco, allora, con queste dirette risponderò a un po' di domande, risponderò a un po' di trasferirò un po' di forma di azioni che hanno portato risultati al di là di quelli che io abbia già ottenuto personalmente, ma tante persone che comunque sono passate anche per i miei percorsi. E anche una cosa folle voglio fare: dato che ci sarà I Create My Destiny, okay, io creo il mio destino a dicembre, l'8, 9 e 10, che è l'evento più importante che faccio all'anno, dove ci stanno 2000 persone tra quelli dal vivo e quelli collegati. E dato che le persone non sanno di che si tratta e non la formazione è così, e oddio, ma magari devo spendere i soldi. Ecco, trasferirò alcuni contenuti qua e ogni diretta metterò un link per iscriversi ad una lotteria, che dato che la gente gli piace grattare e vincere, no? Invece di guadagnarsi le cose, gli piace grattare e vincere, faccio una lotteria dove ogni giorno regalo un biglietto, così non ci sono alibi. Almeno una persona al giorno ci avrà un biglietto gratis, ok? Così non ci sarà il problema del denaro, perché il denaro di solito noi lo bruciamo purtroppo e a volte invece per le cose importanti lo mettiamo come limite. Non compro le case all'asta perché non ho i soldi, non faccio quell'investimento perché non ho i soldi. Ma se ti focalizzi sulle risorse,
non avrai mai l'opportunità, ti devi focalizzare sull'opportunità e vedrai che le risorse arriveranno. Quindi voglio fare questa roba qui che ci permetterà a tutti, a chi ci segue, appunto, di avere più informazioni. Qualcuno avrà un biglietto omaggio per I Create My Destiny e quindi uno al giorno, ogni volta che faccio una diretta lo tiro fuori. E come lo tiro fuori? Lo tiro fuori perché c'è un affare, un software che permette il sorteggio, lo farò col computer, quindi vedrete che sarà una roba vera, una roba dove usciranno biglietti omaggio sulla lista delle persone che si sono iscritti, cioè tutti quelli che vogliono scroccare un biglietto per l'evento secondo me più importante. Ovvio che mi dispiace dire sta roba se oste come il vino, però tu trova un altro evento di evoluzione personale dove ci sono psicologi, ricercatori, scienziati, persone che ti dimostrano che facendo determinate cose la tua vita non migliora, si trasforma in meglio. Trovamelo un'altra roba, eh? Ce ne sono tanti di corsi di formazione, tu trovalo, ok? Tanto io sono così, diciamo, convinto di quello che dico, che le persone che pagano il biglietto gli diamo il soddisfatto rimborsato. Fino ad oggi sono passate da noi forse 10.000 persone, mo, non lo so, 7.000, 8.000, non me lo ricordo, non abbiamo avuto una richiesta di rimborso da chi è passato in I Create My Destiny. Questo già potrebbe essere, diciamo, un indicatore. Più di 500... più di 100, 500 recensioni su Trustpilot, siamo a 5 stelle, una roba del genere. Quindi questo per dirti che quando le cose le fai bene, quando le cose le fai con amore, le persone se ne rendono conto. E voglio trasferirti questo perché? Perché credo profondamente che oggi non si può più, non si deve più rimanere fermi. Oggi mi vedi in giacca e cravatta e sabato sera non ho una serata diciamo a cena fuori, ok? No, al contrario, io ho fatto una giornata, ne farò un'altra domani di formazione, anzi domani c'ho una doppia formazione. La mattina alle 9 faccio un intervento formativo in una delle mie aziende online e poi vado allo studio dove facciamo un altro evento formativo per il real estate, quindi per le operazioni immobiliari. Questo perché? Dice, Leonardo, ma c'hai i soldi, vattene a spendere, anche perché sto weekend mi sarei potuto fare la chiusura della stagione in Sardegna in barca. Perché non ci vado in barca? Semplice. Perché non credo che così migliori la mia vita, non migliora la vita delle persone, non migliora sto mondo. È ovvio che è bello divertirsi, me le sono fatte le vacanze, sono stato pure in Israele qualche giorno fa, e credo basta, cioè noi dobbiamo prenderci, secondo me, io credo, soddisfazione da quello che facciamo. Per me fare questa diretta è un piacere, nessuno mi ha chiesto di farla, non guadagnerò un euro da questa diretta, lo faccio per piacere di farlo. Ne ho fatta anche un'altra ieri sera su Instagram, così giocando, domande e risposte, punto e basta. Ma perché? Perché dobbiamo capire nella vita, signori, che dobbiamo smettere proprio di seguire ordini, di muoverci per ordini. Noi ci muoviamo per ordini, ma te ne rendi conto o no? Ci muoviamo per obblighi, ma te ne rendi conto o no? Che cosa intendo? Vuoi che ti spiego meglio? Beh, il lavoro, considera che l'80%, no, il 90% delle persone in Italia che fa attività lavora per qualcun altro, da dipendente. Questo significa che deve chiedere quando andare in vacanza, come, deve chiedere un permesso. Vuol dire molto spesso avere una paga media nazionale intorno alle 1.500, 1.300, 1.200, alcuni più bassi, dipende da che livello sta, che oggi non ti permettono di vivere bene. Ragazzi, sono proprio considerazioni. Ma ti faccio una domanda, no? Ti faccio una domanda. Ti è mai successo di dare un consiglio a qualcuno, ad un amico, ad un figlio, a qualcuno, un consiglio sulla base della tua esperienza, un consiglio di cucina, un consiglio in amicizia? A chi è mai successo? L'avete mai dato un consiglio ad un amico? Ok? Gratuito, senza prendere soldi in mano, senza chiedergli niente in cambio. L'avete mai fatto? Ok. Avete mai aiutato qualcuno che non conoscete? Un vecchietto ad attraversare la strada? Un bambino che sta in difficoltà? Hai mai aiutato qualcuno che non conosci? Così, senza volere niente in cambio. L'hai mai fatto? L'hai mai fatto? Hai mai aiutato qualcuno? Ok. Io sono certo che quelli che hanno fatto, hanno risposto sì a queste due domande, o almeno a una di queste due domande, sanno che quello che sto per dire, ovvero che quando tu aiuti qualcuno che non conosci, quando tu insegni qualcosa a tuo figlio o ci sei per una persona cara, la tua vita, cioè in quel momento sei contento. Sei contento senza pensare di comprare una macchina migliore, sei contento senza pensare di andare in vacanza, sei contento senza prenderti i soldi indietro. Sei contento, punto e basta.
Se io ti dicessi che questa sera io sono molto contento di fare questa diretta, tu ci credi? Tu pensa che nella mia azienda, io ho un'agenzia di marketing, le persone che stanno con me mi dicono da 3 a 4 anni, adesso sono 4 anni che faccio formazione, anzi siamo entrati nel quinto, mi dicono tutti i giorni, adesso non più si sono stancati, però per diverso tempo mi hanno detto: Leonardo, devi fare le dirette tutti i giorni perché così acquisiamo il pubblico, devi fare questo, devi fare quello. Me ne sono sempre fottuto. Non me ne frega un cazzo a me. Ok? Questa roba qui, la formazione, la parte in generale, anche con la fondazione, l'associazione che ho, la faccio, la devo fare per piacere. Se mi diventa una costrizione, se mi diventa qualcosa che devo fare perché qualcuno me lo dice di fare, non mi va più di farlo perché non ho più bisogno nella vita. Non ho più bisogno di ricevere ordini, non ho più bisogno. Ovvio che se prendo degli impegni li rispetto. Max mi dice: voglio cambiare la mia vita. Ci arriviamo, aspetta Max, ci arrivo a questo. Quindi io, non muovendomi per obblighi, non muovendomi solo per una soddisfazione anche economica, perché prima realmente quando avevo problemi economici spingevo come un matto solo per soldi. E non mi vergogno a dirlo, ho avuto 10 anni in cui nella mia testa c'erano solo gli euro, la forma degli euro. Però quando tu smetti di essere schiavo di qualcuno, anche del denaro, allora la vita proprio cambia. Il cambiamento non è ricchezza per comprare più cose, il cambiamento è avere disponibilità di tempo, avere la disponibilità di scegliere che cosa fare, conquistare, quando. Questa è una cosa fondamentale. Quando? Quando? Io ho perso mia nonna come tante persone che stanno qui, perché non sono eterni i parenti. Il problema è che io ho visto mia nonna 20 anni paralizzata per metà di un ictus, piange davanti alla finestra del trullo di Via Sarzana, ok? Via Sarzana, al secondo piano, senza ascensore, non poteva uscire di casa. La mia famiglia non aveva la disponibilità per prendergli una casa piano terra col giardino, che era il suo sogno, tanto più al mare, e io l'ho vista spegnersi 20 anni agli arresti domiciliari e piangeva, ok? Un giorno sì e l'altro pure. Perché cosa? Perché la mia famiglia era una famiglia troppo modesta, non se lo poteva permettere di prendere una casa per mia nonna. E ringraziando Dio che mia nonna aveva la casa popolare, perché se no mia nonna non lo so che fine avrebbe fatto. Questa è la realtà. Il resto sono chiacchiere del cazzo. Questa è la realtà. E io quei giorni là non me li dimentico. Tutti quei giorni che io sono stato e ho assistito alla sofferenza, e tutti quei giorni soprattutto in cui io non ci sono stato con lei. Oggi non torneranno più indietro. Oggi, pure se ho fatto quattro soldi, non posso tornare indietro nel tempo a prendergli quella casa a mia nonna. Questa è la realtà. Non posso tornare indietro nel tempo per passare un po' più di tempo con mia nonna. Questa è la realtà. Ed è questo che oggi voglio portare, una delle cose che voglio portare alle persone: il tempo, la qualità di vita, il tempo. Certo che c'è un momento di spinta, anch'io spingo come un matto, vedi che sabato e domenica faccio gli eventi, faccio le dirette, faccio le cose, spingo come un matto, ma perché so che questa roba qui è importante, so che questa roba qui in televisione non la fanno, so che questa roba qui nelle scuole non la comunicano, nessuno ci insegna ad educare i nostri figli, nessuno ci insegna a gestire le finanze, nessuno ci insegna a gestire le emozioni, nessuno ci insegna a gestire le relazioni, nessuno. Allora, quello che ti voglio dire, quando tu trovi una chiamata, quando tu trovi il modo per soddisfare i tuoi bisogni e per dare alle persone, quello è il paradiso. Non devi aspettare di morire per sentire sto paradiso. Non devi aspettare di morire. Allora, il passaggio che voglio darti è proprio questo. Nei prossimi giorni, per il piacere di farlo, ci sarò. Nei prossimi giorni farò una serie di dirette. Non so se creerò un calendario con degli orari precisi. Non riesco a leggere i commenti. Io voglio bene, ragazzi. Non ci riesco. Voglio dire quello, a questo momento quello che voglio dire, poi me li leggerò con calma. Voglio creare questa serie di dirette che non mi vessino troppo dal punto di vista del tempo, proprio perché ho già una vita molto organizzata. E in queste dirette voglio trasferire, voglio iniziare ad aprirmi, cioè ad aprire, aprirmi, aprire quello che è il mondo che vivo, cioè il mondo della formazione, il mondo del miglioramento, il mondo dell'aiuto, quindi della contribuzione, affinché le persone possano capire che per uscire dalle difficoltà, Max diceva voglio cambiare vita, ok? Max, ho fregato tante volte, ho comprato corsi per poter lavorare online, poi era solo per laureati, perché vabbè, insomma, adesso ci arrivo anche per te, Max. Qui non è una questione di corsi, qui è una questione di scelta personale. Anche io
posso dirti che sono stato fregato diverse volte anche da collaboratori piuttosto che da fornitori. Però non è che smetto di avere collaboratori o smetto di avere fornitori, devo trovare quello che mi serve. Allora, qui il primo passaggio nelle dirette che faremo è capire innanzitutto cosa ci serve. Se ci serve del tempo, ci serve del denaro. Se ci serve del denaro, dobbiamo trovare il modo per fare più denaro. Ci sono diversi modi, magari in queste dirette ne parlo un po' perché io ne ho utilizzati diversi, ma il passaggio fondamentale, secondo me, che dobbiamo fare sin da adesso, e la notizia che voglio dare per quelli che sono arrivati adesso, è che nelle dirette che farò darò un biglietto gratis. Ad ogni diretta regalo un biglietto. Cioè metterò un link, non so se in queste dirette riesco a metterlo, perché me la sono inventata adesso sta cosa, quindi non ho avvisato l'ufficio, non c'è un file pronto. Se qualcuno dei miei mi segue, Salvatore, Armando, qualcuno, create un file, un type form, così le persone mettono la mail, io metto dentro questo ricipiente, ogni diretta che faccio, spingo il bottone, si vedrà l'estrazione, biglietto omaggio. Ovviamente la persona che vince il biglietto deve essere collegata, perché farò nome e cognome della persona, alza la mano, ci sono, ok, ci possiamo pure sentire, facciamo come si faceva una volta in televisione. E questo mette in condizione le persone di essere motivate a seguire le dirette, a capire quello che ho da dire, perché ho da dire, ragazzi, io scrivo libri, mica perché non c'ho un cazzo da fare o perché guadagno con i libri non si guadagna niente. Perché bisogna imparare. Se oggi non hai raggiunto quello che desideri, è perché nessuno ti ha insegnato a farlo, oppure non avevi voglia di farlo. Allora, se qualcuno qui veramente ha voglia di voltare pagina, di migliorare la propria vita, ok? Deve portare la volontà. Se porti la volontà, allora io ti porto la soluzione, il know-how, il metodo, ma senza volontà non ci fai niente. Si diceva proprio, Gesù diceva, aiutati che Dio ti aiuta. Non dobbiamo partire da questo. Quindi faremo una serie di dirette, l'evento ci sarà, intanto segnatelo, perché se avrai un biglietto omaggio, prenditi quei giorni, intanto barrateli, e se il datore di lavoro non te li dà, questo è uno dei motivi per cui devi cambiare lavoro, non è un buon imprenditore. Se uno dei miei dipendenti mi chiede un weekend a dicembre, ma certo che sì, tra l'altro c'è anche l'Immacolata. Leonardo, per le dirette non sarebbe meglio Twitch? Guarda, l'ho detto l'ufficio, me l'ha detto l'ufficio di fare roba su Twitch, non l'ho mai usata, non lo so, forse le faremo, non lo so. Comunque grazie per il consiglio, Guido. 8, 9, 10 dicembre ci sarà e metterò in palio, se che ne so, se faccio 50 dirette, 50 biglietti. Qual è il passaggio fondamentale? Che al di là di chi vince il biglietto l'ho, in ogni diretta comunque tiro fuori i pezzi, cioè trasferisco come ho fatto oggi dei concetti fondamentali. Oggi il concetto secondo me fondamentale proprio di oggi, che ti devi portare a casa, se stai a casa te lo tieni, ok, per modo di dire, è quello della responsabilità. Ci hanno venduto purtroppo che se non abbiamo soldi, se non abbiamo l'amore, che ne so, se non abbiamo l'amore è perché è colpa degli uomini che sono tutti, che sono stronzi. Oppure delle donne che sono tutte stronze. Questo ci hanno venduto, cioè la società ci sta vendendo questo. Ci hanno venduto che l'Italia è una merda per fare business, ok? E che si pagano tante tasse, che in parte è vero, ma se vai in altri paesi, guarda l'America, io mi sono studiato un po' di paesi, non è che sono l'ultimo arrivato. Se secondo voi non mi è mai venuto in mente di che okay, mi sposto, vado in qualche paese dove si paga meno, certo, te ne vai in Bulgaria paghi meno, te ne vai in Romania paghi meno, vai a Dubai in parte sei zero, però che vita devi fare? Cioè qual è il prezzo di questa escapologia fiscale? Secondo me la cosa più importante è fare soldi, perché quando fai soldi le tasse ti pesano di meno. Questo è il passaggio. Quindi, cosa ti voglio dire? È che in questa diretta il primo, credo, il primo ingrediente per poter iniziare a cambiare vita, e rispondo anche a Max, il primo ingrediente è decidere di farlo e sapere che noi siamo responsabili. Perché ho parlato di proprio il nome del percorso si chiama Io creo il mio destino. Così, non è un nome di marketing, perché io credo profondamente che noi creiamo il nostro destino, ma basta che tu ti apri un po' di leggi, ti leggi qualche testo sacro, passi per il buddismo, vai a vedere la Kabbalah, o tu dove ti pare? La fisica quantistica, la legge d'attrazione, anche la psicologia con profezia autorealizzante, dovunque vai a parare, tu vedrai che noi abbiamo una grande corresponsabilità dei risultati che abbiamo. Quindi se io oggi sono in un posto che non mi piace, devo capire che il volante tra le mani ce l'ho. Ce l'ho io. Perché se capisco questo mi rode, perché dico minchia, ma davvero non c'ho i soldi sul conto per mia responsabilità, dico porca miseria, mi rode. Però dall'altra la cosa positiva qual è? La cosa positiva è che avendo io il volante tra le mani posso ingranare la retro e andarmene da un'altra parte. Se invece do sempre la colpa alla mia ex moglie, al mio ex marito, come facevo io, a mio padre, alla città in cui sono, all'età che ho o a quello che sia, ma come potrà cambiare la tua vita?
non potrà essere un gratta e vinci, non potrà essere un nuovo premier, ma pure se finisce la guerra, che ti cambia? Non cambia nulla. Anzi, posso dirti che se hai guardato come è cambiata l'Italia, come è cambiato il mondo, in questi ultimi 10 anni, soprattutto in questi ultimi 3, le cose cambiano in peggio. Come diceva Gesù, a chi ha poco gli verrà tolto quel poco che ha, a chi ha gli verrà dato. Quindi noi dobbiamo decidere da quale parte stare. E da questa prima diretta, ok, che lascerò pure pubblicata un po' di giorni su Instagram. Da questa prima diretta, secondo me, il passaggio è: c'hai voglia di voltare pagina? Al di là dei tentativi che hai fatto, al di là delle frustrazioni, delle delusioni, degli obiettivi che non hai raggiunto, ce l'hai voglia di girare questa pagina? O vuoi continuare così? Perché dici: no, ma quello è cattivo, le donne sono così, gli uomini, vuoi continuare a menartela così? Se vuoi continuare, mi dispiace, la brutta notizia è che ogni anno sarà peggio, il 2024 sarà ancora più selettivo. Perché? Perché sarà difficile fare marketing sempre di più, perché i costi, ma non è che aumentano i costi delle cose, stiamo stampando trilioni di dollari, di milioni di dollari, così. Cioè l'80% dei dollari in circolazione nel mondo, ragazzi, sono stati stampati dalla pandemia in poi, in 3 anni. Ma vi state rendendo conto? È normale che è fuori controllo l'inflazione, cioè il prezzo delle cose aumenta. È normale che è così. Purtroppo la brutta notizia è che sarà sempre peggio per chi non prenderà il controllo delle proprie entrate. Leonardo dice: come faccio? Ma io ho 50 anni, ce n'ho 60, ce n'ho 70, a qualsiasi età, ma te la puoi trovare tu la strada, eh? Non voglio starti qui io a propinare qual è la strada migliore. Ovvio che in queste dirette voglio trasferirti quelle che secondo me, e non mi devi pagare le consulenze, quelle che secondo me sono le strade che portano al risultato. Questo è. Soltanto è questo. Ecco, una cosa che puoi fare è attivare le notifiche, perché attraverso le notifiche tu puoi vedere quando vado in diretta, soprattutto per essere premiato, e quindi attiva le notifiche. Non solo segui, c'è proprio una campanellina da attivare sia su Instagram, sia su YouTube, sia su Facebook, per poter avere la notifica quando io vado online. Credimi, una promessa te la faccio e io mantengo tutte le mie promesse. Ogni diretta realmente ti darò del valore, cioè ti darò degli spunti che ti permetteranno di fare delle riflessioni, di togliere dei blocchi affinché tu possa migliorare la tua vita. Già qui, non devi aspettare ad arrivare ad Agreed My Destiny l'8, 9, 10 dicembre. Iniziamo qua. E in più, in tutte le dirette, qualche regalo lo do. O posso regalare qualche libro, posso regalare qualche biglietto da Agreed My Destiny, non lo so. Io già do via libri gratis, eh. Cioè, una sponsorizzata che gira da via libri gratis. Perché leggete i libri, ragazzi. Io so che non abbiamo voglia di fare un cazzo, sembra che non abbiamo tempo, ma abbiamo tempo per andare su Netflix, abbiamo tempo per vedere i gatti che giocano su TikTok o su Instagram. Abbiamo il tempo, ragazzi. Un terzo ce l'abbiamo ipotecato per dormire, un altro terzo ce l'abbiamo ipotecato per un lavoro che magari neanche ci rende così tanto, ma l'altro terzo ce l'abbiamo. Un po' facciamo la cacca, un po' facciamo la pipì, un po' cuciniamo, un po' facciamo da autista agli altri, un po' stiamo a soffiare il naso ai bambini, tutto quello che vuoi, ma ci saranno 2 ore al giorno? Eh? Ma pure di più ce n'hai libere, vere. Però non ci abbiamo voglia perché siamo stanchi, perché la giornata è pesante, perché la settimana è pesante. È vero tutto, ragazzi. Però purtroppo è un circolo vizioso. Per girare, no, per invertire questo circolo e trasformarlo in un circolo virtuoso è necessario, purtroppo è necessario fare quel piccolo sforzo in più, come seguire questa diretta, come attivare le notifiche, come magari hai un amico che gli vuoi bene, mandagli la diretta, digli: oh, magari segui Leonardo, è gratuito, segui Leonardo. Ma non è perché voglio diventare famoso, mi cambia niente a me se faccio una firma in più, un autografo in più, una foto in più, che mi cambia? Non è quello, è sapere che io posso essere utile la vita di qualcuno, sapere che ho fatto qualcosa in questo mondo, in questo tempo di incarnazione che rimarrà. Questa è una roba che a me mi fa battere il cuore più forte. Poter creare una grande scuola mondiale che possa dare, iniziando dai bambini come stiamo facendo con la Foundation, e ai grandi per poter migliorare questo mondo, ragazzi. Non dobbiamo aspettare la politica. La politica non fa niente, pure se domani diventassi premier, faccio un esempio, avrei zero libertà di azione, zero libertà. Non potrei bloccare la guerra in Ucraina, non potrei togliere le accise. Qui la libertà, ragazzi, è finta qui in Italia, ragazzi, è una finta democrazia. L'ha anche affermato Gramellini, che è uno dei giornalisti più del regime in Italia di un noto quotidiano. Quindi, ragazzi, siamo in una democrazia che fa un po' ridere qua. Quindi se io domani diventassi premier, non vi aspettate grandi cose, perché
perché o mi ammazzano o comunque non me le fanno fare le cose. Vabbè, ma questo è un discorso che approfondiremo e non mi va di stare qui a parlare di politica. Ma sostanzialmente, prima di chiudere questa diretta, il passaggio è che la politica, prima di pensare alla politica, alla macropolitica, prima di pensare alla macroeconomia, noi dobbiamo prepararci alla nostra politica. Chi non fa la propria politica purtroppo entra nella politica degli altri. Chi non guarda e organizza la propria microeconomia purtroppo subisce la macroeconomia. Questa è la realtà, ragazzi, su questo non si scappa. Quindi è vero che c'è la macroeconomia, è vero che c'è qualcuno che sceglie per noi, è vero che c'è la minaccia dell'Europa se non cambio le classi della mia, cioè quindi se non aggiorno e non miglioro le classi energetiche di casa avrò dei grossi problemi a venderla, a tenerla, a quotarla, insomma un insieme di problemi. È vero, questa roba qua se passa è vera, quindi una macroeconomia che può limitarmi, verissimo, però è anche altrettanto vero che io ho il pieno controllo della mia microeconomia e sotto questo stesso tetto di difficoltà ci sono persone che subiscono queste decisioni e perdono la casa, perdono soldi, perdono quello che sia, e persone che guadagnano con gli immobili, con le case o con queste, o come è stato quel credito d'imposta o con tante altre soluzioni. Perché? Perché sotto questo stesso tetto di difficoltà chi è preparato e ha volontà trova il punto di forza, cava un bene da un male. Dal 2020 in poi tante persone hanno aumentato il volume d'affari e sono cresciute, ragazzi. Questa è la realtà. È difficile da accettare, ma è così. Mentre l'altra parte, soprattutto in quest'ultimo anno, che magari c'è un mutuo prima casa con un tasso variabile, con uno stipendio fisso, stipendio è rimasto uguale. E il tasso variabile si è alzato e la rata è passata. Anche io, per esempio, una persona, una collaboratrice che ho domestica, da 850 euro paga 1250 euro. Ma come fa una famiglia a fare una roba del genere? Quindi chiudiamo il discorso politica e pensa alla tua politica e alla politica economica. Per esempio, ce la vogliamo prendere col ministro dell'istruzione e tutta quella che la situazione dal 2017, ho citofonato da loro e gli ho detto c'è da migliorare i programmi, perché il problema è che qui tiriamo fuori persone che sono preparate a metà, non, cioè sono distanti dal mondo del lavoro, ti lauri in marketing, non sai che cos'è un lead, cioè una roba improponibile. Ma hanno riso in faccia, ho aperto la mia scuola. Quindi la politica sì, ti può creare degli ostacoli, ma tu puoi sempre crearti una nuova strada. Devi crearti una nuova strada. Quindi il passaggio oggi per te è uno, prenderti la responsabilità, prenditela, fa male, guarda del conto, guarda la tua casa, guarda tua moglie, tuo marito, se ce l'hai o non ce l'hai, capisci e dici, cazzo, voglio qualcosa di meglio. Se vuoi qualcosa di meglio, tu porta la volontà già in queste dirette e io ti prometto che ti do almeno una strada. O vinci per te, con te, o vinci con me, cioè ti do io un'altra strada. Anche se non hai già un business, ti propongo qualcosa. Perché? Perché dobbiamo smettere di pensare che sia sempre colpa degli altri. Io finché ho creduto che era colpa di mio padre, che era colpa della zona di merda dove ero cresciuto, che era la colpa di non avere una famiglia, finché mi sono pianto addosso e me la sono presa con gli altri, la mia vita era una merda. Frustrazione, rabbia, spaccavo tutto, non riuscivo ad avere una relazione, un macello, esaurimento nervoso. Quando ho capito che potevo fare la differenza, purtroppo in un momento molto difficile, perché mi aveva lasciato la mia ragazza per il mio, purtroppo per un mio amico, quella botta forte, potevo far danni, potevo fare cose che magari sarebbero arrivate sui giornali per la rabbia. Invece, che ho fatto? Ho detto: ma porco due, ma veramente il mondo è così una merda per tutti? Ma l'amore non esiste per nessuno? Ma veramente è così? Ma tutti stanno senza soldi? E poi nella testa mi sono apparsi dei flash, uno, due, un paio che mi hanno fatto fare dei ragionamenti. Ho iniziato a capire: ho detto, ma minchia, oh, ma c'è gente che senza rubare fa soldi. C'è gente senza spacciare fa soldi, c'è gente senza evadere fa soldi. Dice, come cazzo fanno? C'hanno 5 braccia, 16 teste, 4 gambe. E allora lì ho detto, ce deve essere un modo, no? E lì io mi ricordo, iniziai a fare agente immobiliare e poi vi racconto la storia nelle altre puntate, magari se ci stai proprio anche domani sera. Ti mando un forte e caloroso abbraccio, ti troverai un link, quindi ricerca questa diretta, metterò un link su Instagram, magari lo metto su nella bio. E su YouTube e su Facebook, lo metto nei commenti.
Ma un link dove metti solo i tuoi dati, perché ci saranno un paio di domande oltre la mail. Perché? Perché regalo, giuro, ogni diretta dalla prossima inizierò. Anche se ti sei candidato prima, perché quello lì è un recipiente, anche se alla prima diretta, alla seconda, terza, quarta, quinta ho messo la tua mail, comunque o libri o qualche corso tiro fuori. L'obiettivo per me è da qui a dicembre far cambiare vita a più persone possibili, perché il 2024 sarà un anno che potrà dare tanto a chi si impegna. Non so se tu leggi qualcosa a livello astrale, se segui i numeri, la numerologia, o se segui qualche religione che tira fuori, insomma, qualche... Vabbè, ma non ti voglio dire altro, ne posso dirti, ti dico, il 2024 è un anno importante. Prepariamoci da qui a fine anno. Perché come è successo nel 2020, il 2024 è un bivio, ok? Devi capire da quale parte andare, da quale parte stare. Questo è quello che mi è detto dirti. Quindi, vediamoci in questi giorni. Se hai scelto una volta per tutte, al di là del passato, di cambiare la tua vita, allora datti la possibilità, l'opportunità. Io ti indico la strada, poi sarai tu che dovrai farla, ok? Sappi una cosa fondamentale, e questo vale per tutti. Che le persone passive rimangono indietro. In qualsiasi paese vanno a vivere, se stai fermo, il mondo continua a girare, il tempo va avanti. Non è una questione di c'è gente cattiva o quello che sia. Ci vediamo nei prossimi giorni, ti voglio bene e invita persone qui perché è meglio della televisione. Questo, se me lo permettete, ci sono bei programmi che fanno divertire, ma nessuno ti trasferisce nulla che possa diventare un vantaggio personale o per la tua famiglia. Io mi impegnerò a farlo ogni volta e in qualche caso risponderò anche a domande. A domani. Un abbraccio forte, ciao!